Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è V-Rising e siamo al secondo piano della nostra bella villetta, il nostro castello. Usciamo dalla nostra bellissima tomba nuova nuova e questa sì è la bara della nostra servitora di Dora. Ecco, eccola, arriva anche per l'occasione. Allora, come vedete ho sistemato un pochetto, ho messo il portale dentro casa in modo tale che se ci muoviamo e torniamo qui a casa, metti caso che stiamo proprio rischiando, che stiamo con uno sputo di salute, stiamo al sicuro. A meno che non abbattano il castello. Come vedete ho messo anche qualche finestrella. All'entrata abbiamo ancora la nostra statua gargoyle. Bellissima. Il pavimento in legno. Guardate che carino. Qui classica cosa con i sorci. E qui... va bene, il sole sorge, ma qui abbiamo il nostro bellissimo braciere. Vedete? C'è un orticello. Al momento non posso mettere recinzioni, credo che si possa. Diciamo, ho organizzato un po' così, più che altro perché noi non possiamo permetterci di stare al sole. Sì, fino qui, grazie al braciere, possiamo arrivarci, ma più in là no. Sempre pavimento in legno e qui c'è un'altra entrata. Qui fuori ho deciso di lasciare un po' così incolto perché ci permette di raccogliere qualche risorsa quando serve. E entriamo. Voilà, ragazzi, voilà. Zona pelle, che poi dovrò comunque sistemare e si evolverà anche. E zona ricerca, con una bellissima libreria vicino, che ragazzi va a aumentare ancora di più lo spazio. Ma guardate quanto è bella, guardate quanto ci sta bene qui. Ho fatto diverse stanze, con pavimenti diversi. Per fare cosa? Praticamente per ottenere questo bonus qui. Andiamo ad utilizzare il 25% di materiale in meno. E non è poco, abbiamo rame, zolfo. E una vagonata di pietre per affilare, che possiamo produrci finalmente. Questa è la porta per riuscire, no? Dannazione, il sole. Una vagonata di tavole, che comunque continuiamo a produrre. E qui imboscata la macina, che tra l'altro si vede che lavora anche da di qua, dalla finestrella. E abbiamo anche un bel po' di mattoni. Dalla missione noi adesso dovremmo costruire il trono. Per costruire il trono però ci serve il dannato ferro. Ma non è un problema ragazzi perché qui abbiamo da fare ancora altri nemici. Noi siamo a livello 28, quindi il livello 27 sicuramente riusciremo ad affrontarlo. Il divoratore ci darà anche la possibilità di costruire l'anello del becchino che va a migliorare ancora i nostri incantesimi, quindi ci potenzierà, saliremo ancora di livello. E tra l'altro noi abbiamo trovato una ricetta per poter fare un miglioramento all'anello del becchino. Possiamo anche iniziare a creare la polvere di tomba grazie alla macina. Insomma, tracciamo. Diamo una sistemata, va. Facciamoci anche un po' di ossa che noi dobbiamo alimentare il bellissimo braciere lì fuori. E forse non sarà semplicissimo. Conviene prima eliminare gli altri. Perché si potrebbe verificare un po' un casino qui. Sì, lui è lì giù. Prima che venga qui. Perfetto. Ah, perché se uccidi lo stregone, giustamente collassano tutti. Eccolo lui, il balordo. Sarà particolare. Come vedete, sono già abbastanza. L'ultima volta che siamo venuti qui ci ha detto anche culo perché non l'abbiamo beccato. Ma oggi, come vedete, c'è! È qui con noi! Devo buttare giù loro? Perché loro sono quelli più fastidiosi.
Non è proprio semplicissimo come boss, eh. Ci minaccerà un pochetto. Più che altro, come potete vedere, non gli abbiamo levato tantissimo. E qui però conviene andare di spada, molto più veloce. Diciamo che per affrontare queste battaglie conviene sempre prendere un sangue abbastanza buono. Buonissimo. Ricarichiamoci. Balordo. Prendi la pallina, prendi la pallina. E via. E porca vacca. Fa male, fa male. Tra l'altro non gli fai neanche male quando utilizza queste mosse. Dai, giocandomela bene dovrei riuscire a farcela, eh. Il problema è che è proprio balordo. Balordo proprio dalla nascita lui. Buonissimo. Ricaricati abbastanza. E attenzione. Assortimento di dipinti pregiati. Dora, siamo tornati. Allora, scopriamo subito con il libro. Dipinti pregiati. Dipinti pregiati, vediamo un po'. Produzione. Ah ah ah. Abbiamo sbloccato le tombe. Metti dei fiori su questa tomba per far risorgere diversi non morti. Poi uccidili di nuovo per raccogliere i loro resti. Qui adesso abbiamo una produzione. Noi qui produciamo i fiori. Fiori che sono qui. Da questa parte c'è il cimitero. Quindi una bella tombetta qui. Si potrebbe anche fare, no? Guardate qui. Con la rosa canina esce uno scheletro. Dora, come va la produzione? Ma guardate che stile che ha il divoratore. Abbiamo però sbloccato qualcosa. Esplosione d'ossa. Innalza una pila d'ossa dal terreno che esplode nella posizione dell'obiettivo e infligge un 140% di danno magico in un'area, applicando condanna. Evoca un guerriero empio che combatte al tuo fianco ogni volta che un obiettivo condannato muore. Per guerriero empio, ragazzi, credo che intenda un guerriero senza sangue, quindi uno scheletro. Scusate, eh. Più che altro la zona la scegliamo anche noi, non è mica male. Prendendo un po' di rame, a quanto pare possiamo fare delle recinzioni. Oh oh oh. Ok, si potrebbe fare anche una cosa del genere. Certo, magari non con i pilastri di legno così, ma con questi pilastri qui. Tra l'altro posso fare anche delle recinzioni qui. In questo modo, per non avere i sorci che vanno troppo in giro, no? Beh, qualcosa sta facendo. Sono curioso di vedere se uscirà soltanto uno scheletro che noi poi uccideremo. Quindi potrebbe anche essere un problema farlo spawnare qui senza protezioni.
Perché potrebbe attaccare anche il castello, no? Comunque, il nostro giardinetto, anche se al momento è un po' piccolo e anche carente, ci fornirà quello che serve anche per alimentare la tomba lì giù. Vorrei lasciarla così un po' imboscata, eh. Uno scheletro che vuole combattere. Ora io lo smermeno. E ci rilascia le ossa. Beh, forse conviene stare attenti a ciò. Nel senso che si potrebbe riempire qui. Ma teoricamente c'è anche Dora che potrebbe dare una ripulita, no? Ok, quindi praticamente abbiamo anche una farm che si tiene su da sola, in un certo senso. Qui produciamo la rosa canina. Rosa canina che mettiamo lì. E le ossa poi le gestiamo sia per il braciere sia per il nido di parassiti, che ricordo che alimenta tutto il castello in un certo senso. Questo cuore immacolato mi serve, lo lascerò qui. Ecco, diciamo che con l'essenza stiamo messi abbastanza bene. Quel cuore immacolato potrebbe servirmi per creare questo ratto putrido. Il ratto putrido è un boss che noi dobbiamo affrontare, è a livello 30 come vedete, e possiamo evocarlo proprio nel nido dei parassiti. Ci serve un cuore immacolato e 4 polveri di tomba. Rimangono in zona, perché rimangono in zona. Però ci sono. C'erano. Ecco, magari cambiamo questi pilastri, li facciamo così. Dai, non è male, non è male. Meglio del legno di prima. Abbiamo anche dipinti, eh? Yes! Tre tavole. Facciamo un dipinto e proviamolo, ragazzi. Ma che ci frega? Per una stanza da letto così, forse. Vediamo quanti ce ne sono. La vagonata. La definizione del dipinto è un dipinto molto bello. Ci sta. Rievoca un po' il fatto che si era sgretolato tutto, che era caduto tutto, i vecchi castelli, i vecchi vampiri, ma adesso torniamo noi e tutto rinascerà. Quindi, ora che sappiamo che per evocare il ratto putrido, che è un altro boss che dobbiamo affrontare, necessitiamo solo di un cuore immacolato e della polvere di ossa, prendiamo il tutto e andiamo ad evocarlo e ce lo faccia arrivare gentilmente. Adesso dovremmo combattere contro il dannato ratto. Chissà se Cacciadora combatterà con noi. Ecco. Sì, ragazzi, Cacciadora parte. No, no, no. Ce la sbermena così, Cacciadora. Oh. Lasciatemi stare, Cacciadora, per favore. No, non uccidetemi, Cacciadora, dannati. Cacciadora, no. Hanno seccato Cacciadora. Tu, sorcio maligno, la pagherai. O ne fosse arrivato uno di. Ah no, gli scheletri arrivano, eccolo. Va quel paese. La dovevo proteggere, Cacciadora, non ce l'ho fatta. Poi con un sorcio, È stata coraggiosa. Ci ha dato subito una mano, ha visto il pericolo. E ci ha raggiunto. Ma possiamo resuscitarla. Ma certo che te la resuscito. Bella cacciatore. Attenzione, vuole pavimentazione della cripta. Per diminuire del 50% il tempo di creazione. E beh, e anche questo coso brutto. Adesso perché possiamo resuscitarla, Dora? Se no, porca vacca, rimaneva il mio nemico numero uno per l'eternità. Ma qui ci va a sbloccare la forma di ratto. Questa qui. Ragazzi, in questo modo siamo minuscoli, veramente minuscoli, e il gioco così prende tutt'altra piega. Guardate che bello.
È un gioco a parte. La luna di sangue. Dobbiamo approfittare di questa luna di sangue. Andiamo a cercare Lidia l'arciera. Lei l'avevamo già incontrata, se vi ricordate, in uno degli episodi precedenti. E si stava facendo i giretti lei. Almeno siamo anche un po' più forti. Attenzione, lì. Lidia però dice per di qua. Dannato coso di pietra. Eccola! Eccola qui. Ragazzi, si parte e combatterò proprio con la mazza. No, no, no. Perfetto! Vai, combatti contro il golem. Faccela tu. Quanto gli levi? Guarda quanto gli è arrivato! No, se ne sta andando! Vabbè, ci ha fatto un favore comunque. Dannata Lidia, dove sei? Oh, cavolo, cavolo! Che fai io? Balorda. Lì c'è un sorcione. Ammazza quanto levi. Recuperiamo immediatamente, oh. Ho sbagliato a recuperare subito. Balorda comunque. Ora perché non ci sta colpendo, ma fa male. Leva 26 a botta. E stai un po' buona. E voilà. Dora, sei resuscitata. Dopo aver sconfitto Lidia, abbiamo una nuova magia del caos. Raffica di caos. Lancia due dardi del caos in sequenza, che infliggono un 100% di danno magico e applicano combustione. E beh, ma parlando di cose serie, finalmente possiamo andare a creare la postazione di pelletteria. Qui mettiamo la cassa. Praticamente, ragazzi, possiamo fare delle borse. Borsa da ricerca piccola, anche questa potrebbe essere ottima. Borsa per erbe piccola. Questi slot allora sono destinati alle borse. Ok, questa stanza prenderà il colore giallo. Beh, vediamo un attimo di farla, Rosa canina, filo grosso e cuoio. Il cuoio ce l'abbiamo. Andiamo a prendere la rosa canina di qua, che tra poco potremo anche raccogliere. Forse già possiamo. Eh sì, il filo grosso, ne abbiamo una vagonata. Produciamola un po'. La vado a mettere qui. E come la apro, scusate? Ah, ok! Me le mostra direttamente qui. Scusate, quindi se io lascio la rosa canina e adesso la raccolgo. Si trova direttamente qui. Perfetto. E ok, quindi a quanto pare, anche senza aver preso il ferro, abbiamo fatto diverse cose. Oltre alle decorazioni, al momento ci sono solo queste di borse, ma forse in futuro ce ne saranno anche altre. Prima di salutarci, ragazzi, andiamo a fare solo una cosetta. Una cosa molto importante è che finalmente possiamo andare a fare l'anello del becchino. 8 polveri di tomba. Ce ne manca una. Con la farm di ossa alla fine lì fuori, possiamo fare anche le polvere di tomba. E con questo possiamo fare l'anello del becchino. Polvere di tomba e giglio piangente. Ma passiamo direttamente dall'anello del becchino all'anello della tessi magie. Un'essenza di sangue superiore, tre pietre di nebbia grezza e l'anello del becchino. Oh, ne abbiamo una vagonata di gemme praticamente. L'essenza superiore ce l'ho sopra. Diciamo che è abbastanza importante questa spesa, eh. La nostra Dora è tornata, no?
E siccome si era difesa anche abbastanza bene, ragazzi, gli andiamo a dare anche l'anello di Rosa Carina in modo tale che sia ancora più forte. E dato che abbiamo tutto, andiamo a creare l'anello che con questi attributi, ragazzi, ci va a migliorare anche la resistenza al sole e riduce il tempo di ricarica dell'abilità. E con Dora che ci passa lì dietro, praticamente, ragazzi, non stiamo messi male perché con questo equipaggiamento e con l'arma selezionata adesso stiamo a livello 37. Utilizzando un'arma non spietata, siamo al 34, ma sempre che stiamo a un livello molto molto buono. Per il prossimo episodio, ragazzi, ci vedremo direttamente da Clive, l'incendiario. Questo perché qui a casa alla fine abbiamo costruito un po' di tutto. Ci sono diverse stanze destinate alla produzione di determinate cose, ma c'è sempre quel qualcosina, quelle chicchette in più, e solo sconfiggendo questi boss possiamo andare a perfezionare, ma anche cose estetiche come per esempio i quadri. Questo episodio è stato un po' particolare perché abbiamo affrontato tre boss alla fine. Come sempre, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che questa serie vi interessi perché davvero è un gioco bellissimo. E se giocato insieme a degli amici con il PvP vi divertite tantissimo, vi sfondate di mazzate. Vi consiglio comunque di seguirmi anche su Instagram perché lì vi avviso quando escono i video sul canale. Ho cambiato la programmazione, non seguo più degli orari prestabiliti né i giorni prestabiliti, pubblico quando posso. E quindi nulla, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.